Dopo i lavori di asfaltatura sono iniziati quelli di rifacimento della segnaletica orizzontale. Sì, stiamo provvedendo come ufficio lavori pubblici, i nostri tecnici stanno provvedendo a dare corso al rifacimento all'interno del stesso appalto, al rifacimento della segnaletica orizzontale. L'abbiamo già fatto a San Lazzaro, sono appena iniziati i lavori qui in zona mare, partendo dal Lido poi andando verso Sassonia e ovviamente sì, insomma, certamente rimetteremo a posto tutta la segnaletica orizzontale dopo i lavori di asfaltatura che hanno interessato diverse quasi 40 km di via, quindi sicuramente un lavoro abbastanza lungo. E poi la prossima settimana inizieremo anche le attività di asfaltatura in altre zone della città, e a Bellocchi e a Rosciano, che sono asfaltature molto attese da tanti anni a dire il vero, e inizieremo presentando il piano dell'asfaltatura a Rosciano presso Rosciano Insieme venerdì alle ore 21, venerdì 15 luglio alle ore 21, e lì presenteremo e ascolteremo anche i suggerimenti dei residenti. Per Bellocchi c'è in più il fatto che la sperimentazione sul senso unico è andata abbastanza bene, quindi su Bellocchi dopo l'asfaltatura verrà fatta una segnaletica orizzontale dedicata in maniera tale si possa avere un senso unico definitivo con lo spazio per pista ciclabile, passaggio pedonale in direzione Flaminia verso zona industriale.